Allora, vediamo di fare una cosa veloce perché dovevo caricarla già da 2 giorni fa, mi pare. Però meglio tardi che mai. Questo è la silhouette, diciamo così, del terzo classaggio di Alsys Arwing Knight. Ovviamente si basa sulla doppia spada come l'Infinity. Tan 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 tan. Che bello. Tutti, ah, avrà lo scudo. Sto cazzo. Sì, si basa sull'aeroplanino. Infatti la spada qui è una specie di boomerang. Infatti lì pare che lo lanci e questo rotola. Fine. Non fa nient'altro. Ed esce. Ovviamente l'hanno tolto. Congratulations. Esce il 13 agosto. Ma tanto le date le ho già dette nella scorsa puntata. Scorsa parte, quel che volete. Passiamo all'add. Non chiedetevi perché c'è Harahan di fianco, ma c'è una motivazione. Questo è ad. Sì. Sì. Scrivetelo nei commenti. Ad ha rubato le Keyblade. Ad ha copiato la capigliatura di Roxas. No, non ho scambiato il personaggio. Intendo proprio Roxas. Roxas Minato Namikaze. Che il taglio di capelli è uguale. Poi vabbè, le chiavi assomigliano anche a quelle di Lucy di Fairy Tail. Spell Tracer, vediamo come tradurlo. È uno stregone, fine. Si nota anche. Si dice che anche lui abbia gli occhi bicolori. Anche se teoricamente già ce li ha. Già ce li ha, vediamo se li troviamo in primo piano. Mi sa di no. Sì, perché Ade ce li ha bicolori, ma nessuno se ne è mai accorto. Questo è 3000 per. No, è 1000. Io ce l'ho da 3. Se sto coso si muove ci fa un bel favore. E comunque, gli cambiano il colore degli occhi anche allo Spell Tracer. A quanto hanno detto, poi non lo so. Proprio di nuovo perché qui c'è la magenta, qui ce l'ha più chiaro, ma perché l'occhio è attivo. Ed è ovvio che è più chiaro. Ma tralasciamo. Perché nessuno sa che i veri occhi di Ad sono rossi. Ecco. Nessuno lo sa. Poi gli stivali. Possiamo vederli sul Weapon Taker. Sono praticamente uguali tanto. Ricicliamo proprio. Voi prendete gli stivali del Weapon Taker, metteteli qui. Senza ovviamente le cinghie. Sono uguali. Poi qui c'è il mantellino. Sotto c'è la. Insomma, le casacche che c'hanno gli stregoni. E basta. Vabbè, dite la vostra sui commenti, non lo so. E questa è la vera versione della Harahan. Perché vi ho fatto vedere la versione in rosa ed era la fake. Attenzione, quella è la fake. Questa è rosa. Il suo colore è il suo colore.
l'arancione, ricordiamocelo, non è rosa, non è Yves. E sì, era la sedia, tranquilli. E il ciuffo rimane. E boh, tanto la versione intera la possiamo trovare qui. È una scimitarra questa, però. Comunque, sta classe si basa sull'esorcismo, credo, spero, perché già dai vestiti si vede, ma aspettiamo più informazioni, tanto manca molto al 24, attenzione, 24 esce solo questa qui. Il 31 esce l'Evolution. Speriamo non facciano cazzate. Poi altra cosa sull'europeo. Infatti ieri eppure ti è messo in mezzo anche Sharin, ecco. Su Facebook, come una grande testa di cazzo, intanto lo salutiamo. Qui ricordavamo che c'era un coming soon ad per il 16. 16? Sì. Ovviamente il pre-event lui lo ha tolto. Attenzione, lui lo ha tolto, ma su Facebook dice il contrario. Ora non vi faccio vedere il post perché ho bannato sia lui che il suo amichetto del cazzo. Salutiamo un altro Franceschino che mi sta spiando da Tumblr. Io proprio non devo nascondere nulla, le cose le dico in faccia. E basta. Sì, perché qualcuno a quanto pare sta usando il suo nome qua su Elwiki. In realtà non è Sharin. Ma tralasciamo. Siamo già a 7 minuti. Poi, sul GP. È appena uscito il Nature Force dell'arena. Vedo quello di Gino. Questo qui è Nature Spirit. Il GP è appena uscito. Una settimana fa è uscito. E continueranno con Laisha e Eve, quindi Ad lo rivediamo chissà quando. E poi finalmente il rotolino non lo utilizza più, infatti rotola. Qua fa il tornado per la Wind Snake e il sopraclassaggio. Queste orb sono utili, attenzione. Tanto ci hai spiegato tutto qui, non c'è bisogno che io vi dica a cosa serve. E il video è durato un po' tanto, perché in realtà doveva avvisare solamente degli aggiornamenti dei tre beniamini. Ma preferisco dire tutte le cose, ma evitiamo. Vediamo domani cosa mettono nell'americano, perché non dicono niente si stronzi. Agnosci a tutti. Se avete domande chiedete pure, non abbiate problemi. Ci sono anche su Facebook tanto. Trovate questo e sono io, tranquilli. La CB Valley che trovate qui, questa, sono io, tranquilli, è solo un account abbandonato. Questo è per avvisare. E al prossimo video, ciao!